Ad Agrigento sono state piazzate alcune telecamere in punti strategici della città per cercare di arginare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed è stato grazie alle immagini che i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, coadiuvati dai militari del Centro Anticrimine Natura, hanno potuto beccare i trasgressori. Le telecamere avrebbero immortalato oltre 350 episodi commessi per lo più da privati cittadini, ma in circa 40 casi sarebbero stati coinvolti anche titolari di società ed enti. L'abbandono di rifiuti non pericolosi è punibile con una sanzione di 600 euro che, moltiplicata per quei trasgressori beccati nelle immagini, ha portato alle casse comunali la bellezza di 210.000 euro di multe. La sanzione prevista invece per chi abbandona i rifiuti pericolosi ammonta a 1.200 euro, ciò ha comportato multe accertate per oltre 10.000 euro. Sarebbero stati inoltre identificati e denunciati all'autorità giudiziaria i titolari e legali rappresentanti di una quarantina di ditte gravitanti nel territorio agrigentino perché pare che sarebbero stati sorpresi mentre smaltivano illecitamente vari rifiuti. Tra i materiali abbandonati, in particolare, i carabinieri hanno rinvenuto amianto, solventi chimici organici, oli minerali, parti di autoveicoli, prodotti sanitari usati, prodotti per la verniciatura e lattoneria, pneumatici fuori uso e così via. L'indagine è durata circa 2 mesi. Dalle immagini delle telecamere è saltato fuori di tutto. C'era chi scaricava lungo le piazzole di sosta fusti di olio, altri ancora materiale pericoloso come amianto, poi c'era anche chi appiccava fuoco ai cumuli di immondizia. In particolare sono stati portati alla luce 2 casi e in entrambi le giustificazioni ai militari sono state al limite del reale. C'era chi diceva di non essersi accorto di aver dato fuoco, chi invece ha dichiarato di voler bonificare la zona autonomamente. Tra i 350 casi accertati dai militari dell'arma, tra Agrigento e comuni limitrofi, ci sono, dicevamo, anche una quarantina di imprenditori. A loro si è risaliti anche attraverso l'analisi dei sacchetti di immondizia che contenevano fatture, bollette della luce, copie di assegni. Dal comando dei carabinieri comunque fanno sapere che la guerra ai furbetti dell'immondizia proseguirà anche nei prossimi giorni. L'indagine è partita dal controllo del territorio, ci siamo in qualche maniera attivati per verificare lo stato dell'abbandono dei rifiuti in tutta la provincia di Agrigento e l'attività tecnica di intercettazione ambientale, ma non solo, gli appostamenti con i carabinieri in abiti civili e auto civetta ci hanno consentito di verificare e accertare la violazione amministrativa per ben 350 casi di abbandono dei rifiuti. E sono state altresì verificate 40 posizioni di ditte che quindi verranno e sono già state deferite all'autorità giudiziaria per abbandono incontrollato dei rifiuti. Si configura un reato previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 152, che la costituzione di fatto di una discarica abusiva. In particolare, le attività si sono svolte nella zona industriale di Agrigento, dove peraltro si sono verificati 2 incendi a carico di questa discarica, con una probabile e presunta emissione anche di sostanze nocive in atmosfera. Le posizioni già sono state cristallizzate, sono in possesso della Procura della Repubblica di Agrigento, che caso per caso, ditta per ditta e diciamo così, posizione per posizione, ha chiesto un ulteriore approfondimento, per cui stiamo procedendo nelle attività di indagine. Le zone maggiormente battute abbiamo iniziato in realtà dalla zona industriale di Agrigento, dove il problema era veramente molto significativo per l'ingente quantitativo di rifiuti, ma non ci siamo fermati alla zona industriale. Diciamo che la task force istituita in capo al Comando Provinciale di Agrigento ha fatto sì che negli ultimi giorni, come avete già potuto osservare, ha condotto a una serie di sequestri di una cinquantina di discariche. Ma non solo nel territorio della terraferma, così agrigentina, ma anche delle isole. Uno dei fatti più eclatanti è stato quello di Linosa, ma andiamo veramente in tutta la provincia di Agrigento.